Ciao a te, a tutti, ciao e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Io vi devo delle scuse, tra virgolette ragazzi, per l'episodio precedente, perché appunto purtroppo quel giorno avevo una certa fretta e per questo motivo ovviamente ho preferito dare più importanza, tra virgolette, alla missione principale, che sarebbe quella appunto di trovare la fonte della voce della bambina che appunto abbiamo sentito, non dando importanza effettivamente all'esplorazione dei dintorni. Cosa sbagliata a quanto pare ragazzi, perché sembrerebbe, come mi avete detto, che qua intorno ci sono altre cose importanti. Questo qua, agente Mobius morto, c'è della polvere da sparo. Cavolo, che gli sarà mai successo? Se lo sarà divorato qualche mostro. Abbiamo preso della polvere da sparo, ragazzi. Abbiamo indagato sulla onda bianca, perlomeno. Abbiamo potuto purtroppo vedere che si trattava di un agente della Mobius che sembrerebbe non avercela fatta. Qua c'è dell'erba. Io direi che adesso, ragazzi, mi dedicherò, visto che oggi non ho poi così tanta fretta, mi dedicherò all'esplorazione appunto dei dintorni. Posso passare anche in mezzo all'erba alta, sembrerebbe. Perché appunto ci tengo a trovare magari altri oggetti e soprattutto a trovare altre armi, ragazzi, perché qua appunto è pieno di case qua intorno, eh. Allora, vediamo un attimo se riesco a captare di nuovo l'altra onda. Ragazzi, quel mostro io non ho ancora capito cos'è. C'è un altro agente della Mobius morto che ha dei pezzi di ricambio, attenzione. Sto mostro, ragazzi, io non ancora riesco tanto a capire cos'è effettivamente. Già ne avevo visto uno la volta scorsa e visti i versi che fa mi fa una paura. Che dire pazzesca e dire poco, ragazzi. Perché devi fare sti versi? Oddio. Oddio, ragazzi, ho paura, ho paura. Facciamo piano, vediamo se posso ammazzarlo così silenziosamente. Mi auguro di sì, sinceramente. Oddio, spero che serva, ragazzi, perché non ci terrei ad affrontarlo, sinceramente. Ecco. Oh, porca vacca, scusa! Ma che cazzo? Ah, ecco, oh, no, no, no! Oh, e dai! Vabbè ragazzi, che posso dire? Se non che, oh mio Dio! Adesso immagino che dovrò rifare tutto. Ecco qua, ovvio. Qua ci sono degli oggetti, ragazzi, che prima mi ero persa, a quanto pare. Direi di raccogliere un po' di roba. Non può essere usato per riparare scatole fusibili fuori uso, però può essere usato per creare oggetti utili. Magari mi sarebbe stato molto più utile. Ah, abbiamo anche il kit medico, ragazzi. Possiamo creare kit medici usando le erbe. Attenzione. Meglio di una siringa, il kit medico. Perfetto. Polvere da sparo. Una bottiglia. Qua abbiamo un'erba che prima non avevo visto. Recuperiamo di nuovo la polvere da sparo, ragazzi, dal cadavere, purtroppo. E lì, ragazzi, è dentro quella casa, probabilmente. Che culo, vero? Giusto dove c'è il nostro amico. Spero che non mi veda, sinceramente. Anche se ho i miei grossi dubbi, ragazzi, perché, cioè, scoprirmi così sembra essere molto stupido. Ecco, 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 attenzione, attenzione, perché... No, no, no. No, 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 no. Non hai visto, non hai visto niente. È qua. È qua. Porca vacca. Ecco qua. Mo si risvegliano tutti, ovviamente. Corri, Seb. Ah, ho finito il... Ho finito... vabbè. Sì, 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 sì. Fantastico. Ma Seb! Cioè, ragazzi, mi sono rimasti due colpi. No, 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 sul serio, ma sul serio? Mi sono rimasti due colpi. Vabbè, ecco, li ho sprecati pure alla grande. Vabbè, ragazzi, mi sa che non è proprio cosa, Cioè, che faccio io corpo a corpo contro questi? Ma che veramente?
Ok, sono riuscita ad ammazzare almeno quest'altro. Il problema è sempre quello lì, ragazzi. Facciamo attenzione perché non ho più colpi da usare, ragazzi. È qua dentro il nostro amico, no? Dai, 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 dai. Ecco, fa un po' di rumore. Ecco qua. Quello che mi serviva proprio, vero? Mori, la concia tua madre! Mori! Minchia! Ma che cavolo! Oh, qua c'è l'altra gente morta, ragazzi. Sono venuta qua sperando che ci sia almeno qualche colpo. Allora, registrazione trovata. Siamo sul tetto dell'edificio accanto all'ufficio informazione. La canna fucile precisione è andata. Mi servono subito dei pezzi di ricambio. I pezzi sono nel capanno oltre l'Union Auto Repair, nella zona nord-ovest della città, proprio vicino alla frattura. Siamo a posto. Non mi interessa dove sono, portami prima che queste trovino un modo di salire. Ma perché toccano sempre a me i lavori pericolosi? Cosa abbiamo qua allora? Questi sono i chiodi. E qua cosa abbiamo? Ah, parti per fucile di precisione, attenzione. Ci deve essere un fucile intero da qualche Parti di parte. armi. Sembrano diverse, come se create per un fucile specifico. Eh sì, qua abbiamo colpi per fucile di precisione, tubo di metallo e parti di armi, ragazzi. Quindi il fucile di precisione, per mia grossa sfortuna, non è qui. Qua, cioè, la volta scorsa c'era un'onda, ragazzi, verde, che però adesso non mi spunta, non so perché. Polvere da sparo. Qua cosa c'è? Polvere da sparo. Possiamo crearci noi delle munizioni, forse. Aspettate un attimo. Ok, ragazzi, sì, possiamo crearci dei proiettili, perfetto. Anche diversi, oserei dire, eh. Io direi crearne almeno una ventina, visto che abbiamo diversa polvere da sparo. Ok, abbiamo riempito il caricatore, ragazzi, sono felicissima io di questa cosa. Squagliamocela prima che si accorga di noi. Va a quel paese e sparisci. Allora, qua cosa abbiamo? Qua c'è dell'erba. Direi di prenderla. Poi di qua c'è qualcos'altro. Qua cosa c'è? Una bottiglia, perfetto. Là c'è dell'altra erba, ragazzi. Sarebbe a dire qua. Direi che sì, avevate ragione. Cioè, è assolutamente fondamentale guardarsi un attimo intorno perché bisogna appunto prendere diverse cose prima di avventurarsi magari un poco più avanti. Ah, qua c'è un sigillo della Mobius, però non ci permette di entrare. Questi posso spaccarli, vediamo cosa c'è. Se c'è qualcosa di utile, qua ci sono parti, polvere da sparo, perfetto, che sempre fa comodo. Pezzi e pezzi. Qua c'è dell'erba. Qua suppongo che non ci lascerà entrare, figuriamoci. Auto repair! Perché si apre la porta da sola? Scusatemi, eh. Ok. Munizioni fucile a pompa, però qua. Aspetta, ancora? Ah, ragazzi, è riuscita la. Siamo spaziati. Sono troppi. Tira fuori le palle, James. Abbiamo. Va bene, però. Minchia, ci sono tanti segnali, ragazzi. Allora, qua. Non so perché si sia aperta la porta da sola, effettivamente. E mi ha salvato la partita. Attenzione, perché mi ha salvato la partita? Che non è mai un buon segno quando questo succede. Vabbè. Prenderò questo, poi vediamo un po' cos'altro c'è qui dentro, ragazzi. Speriamo davvero qualcosa di utile, non brutte sorprese. Mi ho preso un altro fusibile. Di qua c'è qualcosa, sembrerebbe di no. Qua abbiamo tubo di metallo, lì c'è un'altra porta. Anche qui c'è un'altra porta. Niente brutte sorprese, per carità. Allora, qua non posso prendere niente, qua non possiamo prendere niente. E qua. Abbiamo dei pezzi. Non diceva ovviamente che come si dice? Oh Gesù. Evidentemente non è quello che devo fare. Così? No. Non so cosa fare. Oh! Ok, ho trovato la giusta combinazione. Che culo. E mi si sono accese tutte le luci e si è aperto qua. Ah! Mazza che bella che sei, oh! Madonna quanto aggressiva questa, oh! Vaffanculo!
Perché non muori? Vaffan... Muori, la conce tu madre! Madonna santa, mi ha fatto prendere l'infarto! Devo fare più attenzione con queste cose. Porca miseria, minchia! È arrivata super aggressiva, mi ha fatto prendere un colpo. Qua cosa c'è? Che era chiuso a chiave. Parti di armi e una siringa, ammazza tutto qua. Comunque dicevo che il messaggio che abbiamo trovato non diceva che ovviamente il fucile a cecchino era qui, ma che era oltre l'autoripair, se non sbaglio, una roba del genere. Per cui non ci resta che indagare un altro po'. Vediamo un pochettino. Pure. Che cos'è? Che vuoi che ne sappia, Seb? Non lo so. Allora, aspettate, io sono venuta da qua, ok, sì. Oddio, ragazzi, sentono certi rumori. Qua posso prendere qualcosa? Ehi, mocciolo, grande. Posso prendere anche qualcos'altro? Ehi, mocciolo, grande. Minchia, nel primo poi mi ricordo che dopo un po' usciva tipo una bomba. Se c'è qualcosa... Qua mi stavo perdendo questi pezzi qui. Ok, qua si può entrare. Spacca la catena col tuo super coltello pazzesco e... Entriamo? Sperando non ci siano troppe brutte sorprese. Comunque dovremmo essere... Dovrebbe essere lì dentro probabilmente, ragazzi. Minchia, è pieno di onde comunque qua, eh. Cioè, è estremamente esplorabile sto posto. Cioè, non me lo sarei mai aspettato, perché il primo Devil Within, perlomeno che io mi ricordi, non aveva tutta questa possibilità di esplorazione. Cioè, comunque seguivi il tuo percorso, sì, magari esploravi un po' di stanze, sapete, queste cose, però non uno spazio così aperto, effettivamente, che io mi ricordi. Siamo vicini? Dovremmo essere vicini, ragazzi. Io sinceramente ho paura ad avventurarmi qua, perché non ho la minima idea di cosa possa esserci. Ecco qua. Già sento dei versi orribili. Ecco qua, già sta arrivando. E che cavolo? Non ti girare. Ecco. Ok, fin quando si proteggono la testa è chiarissimo, non è il caso di sprecare colpi. Oddio, che altro c'è qua? Oh, 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 no! Oddio, ragazzi. Oh, ma è pieno! Oddio, non me l'aspettavo! Sì, però Seb, madonna, sti colpi finiscono come caramelle, Dio santo! Ok. Madre mia, che incubo. Che posto da incubo. Ok, recuperiamo quello che possiamo recuperare, perché prima me la sono data a gambe. Mi ha appena salvato la partita, un motivo ci sarà. E recuperiamo anche questo. Il mocciolo, Seb, non me lo fa prendere, ragazzi, eppure qua. Vabbè, come non detto, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Abbiamo trovato il nostro punto di interesse. Vediamo. Fare piano, quella cosa si era un fantasma. Si è premuto per sintonizzare. Fare piano, quella cosa era un fantasma. Sembrava come gli altri mostri. Che succede? Non posso farcela. Non posso. Devo calmarmi e stare silenzio. Che diavolo succede? Perché non funziona? Dove sono tutti? Poverino, mi chiede, rimasta da sola. E ti porto di tutto, no, tutto buio. No! Dammi lontano! Non mi toccare! No! Ok, abbiamo trovato un ricordo residuo, sembrerebbe. Ok, questo misterioso liquido rosso sangue serve per sbloccare noi potenziamenti per le abilità. È pieno, pieno, pieno di onde, ragazzi, va bene? Vediamo un po' di rovistare in mezzo ai rifiuti, va. Mazza, oh, che roba. Dove te la sei messa? Vabbè, niente. Allora, qua c'è dell'erba, visto che è una bottiglia. Visto che l'ho vista, bel gioco di parole, direi di prenderla. Ok, là c'è un altro agente della Mobius. Lo vedo già da qua, è dietro la ringhiera qua. Ok, ha delle munizioni, fucile a pompa. Un'altra. Eccoci qua, amico. Non posso manco prenderle, perfetto. Prendiamo queste cose. Mi ha salvato di nuovo la partita. Non mi piace mai entrare dentro sti posti. Allora, qua magari c'è qualcosa di utile. Vediamo un po'.
un tubo, una bottiglia e che altro? Sembrerebbe proprio niente. Sento dei versi che non mi piacciono. Intanto continuo a perdere l'orientamento, che io già ce l'ho pessimo, ragazzi. Intanto... E qua continuiamo ad andare vagando, quindi cioè, mi perdo sempre di più. Cosa c'è di qua? Questo, questo e questo, nient'altro semmai. Arriva, arriva. I muri non la fermeranno. Ok. Le porte non la fermeranno. C'è una risonanza sconosciuta, ragazzi. Questa era diversa dalle altre. Sì, infatti. Andiamo a controllare Seb. Che ne dici, Seb? Io andrei Seb. Siamo vicinissimi. Qua abbiamo del mocciolo. Ci siamo, ragazzi, deve essere qua dentro. È quella super aggressiva, ragazzi. Facciamo piano, perché sinceramente non ci terrei a farmi aggredire di nuovo. È stato aggiunto un nuovo tutorial, premi due volte calcio. Ok. È permesso? Scusate se rompo così, ma ho sentito una risonanza piuttosto strana e quindi mi è venuto in mente di venire a rovistare in casa vostra. Ecco, signora. No, allora, qua c'è la cassetta del pronto soccorso. Ovviamente mi prendo la mia bella siringozza. No, non è qua, ragazzi. Forse è nell'altra stanza. Non lo so. Ci siamo, è qua dentro. Permesso? Ah, è questo? Il diario? Sì, immagino di sì, non c'è altra soluzione. Che succede? L'ultima nota del diario è scritta con mano tremante. C'è qualcosa in questa casa qui con me. Non riesco a vederla, ma ne avverto la presenza. Non credo di volerla vedere. Sento quegli esseri immondi là fuori. Sono dappertutto. Ho paura a uscire, ma ho paura anche a restare qui. Ho i brividi, ma non è la paura. Perché all'improvviso fa così freddo? Quindi, non solo... Non solo i mostri, anche... Oddio, anche gli spiriti, eh? Cosa? Oh, 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 cos'è? Che cazzo oddio succede? No! No, 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 non rifare il giochetto che scatti verso di me, eh! Ah! Vieni a prendermi. Oddio, oddio. Devo uscire da qui. Oddio, oddio. Oddio, ragazzi, oddio, no. No, no. Non mi piace, eh! Dove vado? Dove vado? Dove vado? Dove vado? Oddio, oddio, anche questa è una delle cose più inquietanti che abbia mai visto, ragazzi, sicuramente. Dove vado, però? Immagino dover uscire di qua. Oddio, dov'è? Oddio, 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 oddio. Ah! Dove vado? Dove vado? Oddio, oddio, sto odiando proprio alla grande tutto questo, eh. Sto odiando alla grandissima tutto questo. Deve esserci un modo per uscire da qui. Qual è, Seb? Dimmelo, dimmelo tu! Io non so più che fare, non so più che fare, ragazzi. Non so più che fare, ve lo giuro. Non so dove andare. Oddio, 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 non posso io continuare a giocare a sto gioco, eh? Se andiamo avanti così, come esco da qua, Dio santo? Oddio, no, raga, io non lo reggo, eh? Io ve lo dico, eh? Oddio. Serve una tessera magnetica. Dove cazzo? Allora la trovo, la tessera magnetica, la conce su madre. Oddio, dov'è? Ah! Ecco. Io dove cazzo è la tessera magnetica? Mo scusate, ragazzi, la volgarità, ma
Ma io non ce la faccio. Non ce la posso fare. La tessera magnetica. Non ne ho la minima idea. Non c'è qui. Non c'è. Oddio, raga, no. No. Questa è la mia foto. Eccola. Non posso uscire. Ce l'ho. Ok, vediamo se adesso riesco a tornare dall'altra parte. Oddio, dove arriva? Oddio, ragazzi, no. Io non le sopporto ste cose. Corri! Seb, ti sembra il caso di andare così lento? Dai! Forza! Ho immaginato tutto. No, quello era... Cos'era? Era reale o nella mia testa? Non lo so, fatto sta che io non ce la faccio a sopportare tutto questo. Abbiamo trovato una diapositiva. E qua c'è un fusibile. Ok, io non lo sopporto, ragazzi, questo, ve lo dico già così. Io non ce la faccio, ho già finito i colpi praticamente. Fantastico. Io non ce la faccio. Ok, lì c'è un agente della Mobius, ragazzi, e il punto è come faccio. Minchia, spero che funzioni. Ecco, come non detto. Minchia, ragazzi, è insopportabile sta cosa, Cioè, qua si perde più vita che non so che. È assurdo. Madonna. Sacca ampliata. Questa sacca di nano serve a trasportare più proiettili per pistola. Meraviglioso. Ok, almeno siamo riusciti a migliorare uno dei nostri aspetti. Ah, qua era dove ero all'inizio, ragazzi. Vi ricordate che c'era quella scatola di fusibili da poter attivare? Poi io ero andata di là. Oh! E che c'è, mo? No. Oddio, ragazzi, perché? Oddio, adesso sta cosa. Oddio. No, non voglio più viverla sta cosa io. Uffa, perché ci mancava questo? Ragazzi, mi girano altamente le scatole perché non sono riuscita a trovare il fucile di precisione. Solo che io adesso là dietro non ci torno manco se mi pagano. Scusate un attimo. Aveva detto che era vicino alla spaccatura, se non sbaglio, no? Quindi magari è da queste parti. Però qua c'ero già stata, se non sbaglio. Sì, ci ricordiamo, ragazzi, che prima qua l'auto aveva suonato. Però non riesco a trovare il modo di entrare. Magari posso fare così. Ok, poi come esco però? Aspettate, fatemi cercare prima una via d'uscita. Che non si sa mai, mo ci vuole, come dice Clem, quando si entra in un posto sconosciuto, la prima cosa da fare qual è? Cercare una via di uscita. Brava Clem, hai totalmente ragione, perché non si può mai sapere se dovesse servire. Almeno uno è già preparato. Serve più a me che a te, amico. Oddio. Molla! E molla che te serve! Ecco qua. Lo sapevo. Che schifo! Rantia, ma perché mi devi sbavare addosso? Lurido schifoso che non sei altro. Ma che c'ha sta gente, raga? Madre mia! Non ti azzardare a cadermi addosso. Questa cos'è? Pistola con ottica laser. Questa pistola semiautomatica possiede un'ottica laser per una maggiore precisione a lungo raggio. Interessante. Ah, posso cambiare. Ah, ok. Io pensavo ci fosse sinceramente il fucile di precisione da queste parti.
Invece, mi attacco proprio a sta gran cippa, mi sa, ragazzi, perché qua non c'è. Aveva detto dopo l'auto repair vicino alla spaccatura. Vabbè, sto spaccando queste scale, ragazzi, perché prima a quanto pare me le ero perse. Mi stavo per perdere anche questa polvere da sparo. Di qua posso scendere. Magari c'è qualcosa. Oh, le statuette di nuovo. Grande. Ah, così posso, sì, aprire gli armadietti nella stanza di Tiziana. Joy, è meravigliosa questa cosa. Allora, aspettate, perché qua, ragazzi, vedo movimenti strani. Aspettate, mi sono persa il segnale di un agente morto che era di qua. Di qua dove, cavolo, dove? Ah, forse posso entrare da qua, aspettate. Ok, ah. Che sfiga, Seb! Oddio. Grazie, amico, mi hai aiutato moltissimo ad aprire la po... Che culo. Ecco. Fatto prima a fare così, a mani nude, proprio alla vecchia maniera, direi. Però almeno vediamo se qua troviamo qualcosa di utile. No? Mocciolo. E dov'è l'agente della Mobius? Scusate. Ok, dovremmo essere... Ah, è qua. Non l'avevo manco visto. Qua non c'è nient'altro. Qua c'è il nostro amico. Mi dispiace, caro vecchio mio, ma... Ah, perfetto, abbiamo trovato un'altra sacca per proiettili, ragazzi. Sono felicissima. Cos'è stato quel rumore? Non lo so. Sto filo non c'era un attimo fa. Non di nuovo le trappole, no, eh. Non c'era sto filo un attimo fa. Oddio, ragazzi. Ma che... Ecco qua. Merda. Non c'ho colpi, sono un genio proprio. Minchia, rallentatore pure a combattere. Già Seb di suo è lento proprio. Meraviglioso. Perché sta cosa qua? Ma chi è sto sadico figlio di una gran mignotta che si diverte con così poco? Non lo so. Ok, per fortuna, ragazzi, possiamo utilizzare la creazione improvvisata per crearci proiettili, perché sennò qua eravamo proprio nella cosiddetta cacchina. Ok, creiamone una decina almeno per averne. E io volevo continuare di qua per vedere se il fucile, le parti di fucile possono essere da queste parti, però sono troppi. Primo quando avremo i rifornimenti, forza. Ok, sintonizziamo, ragazzi, vediamo cosa è successo. Siamo tagliati fuori. Dichiaro lo stato di emergenza Alfa 1. Conosci la procedura? Alfa 1? Sul serio? E la squadra tecnica? Affari loro. Se la caveranno. Non siamo più nei Marine. Qui non si lascia indietro nessuno. Non significa nulla. Problemi? Scherzi. Non vedevo l'ora di mollare quelle palle a piede. Basta proteggere tecnici. Grandi e correre compagni. Come un coglione. Bene, mettiamo al sicuro le scorte di armi, riformiamoci e diamo una pulita. Ecco, questo mi non interessa. Non importa che aspetto abbiano. Mostri o umani. Facciamoli fuori tutti. Che cazzo è successo? Scorte di qualcuno armi. Qualcuno sembra essere stato qui. Ma dove sono andati? Bella domanda, Seb. A me, più che altro... Che c'è adesso? Oh? What the fuck? Che succede? Altri segnali. Non credo di voler incontrare quei due. Assolutamente. Sembrano pericolosi, no. Ma le armi potrebbero essermi utili. Per questo dicevo, a me interessavano le armi, effettivamente. Indaga su entrambi i punti di risonanza. Allora, mi ha appena salvato la partita, ragazzi. Il gioco è molto più ampio di quello che mi aspettassi, effettivamente. Nel senso che, vedete, ci sono anche delle missioni secondarie, tra virgolette, da poter compiere e scegliere se compierle o meno, effettivamente. Io, ragazzi, voglio assolutamente trovare più armi possibili, per cui se mi fate sapere qua sotto dove posso andare, prima di tutto, ragazzi, per il fucile di precisione mi fate un grandissimo favore, e se volete darmi altre indicazioni sono ben accette, ovviamente. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, obdosh a tutti, ragazzi, ciao!
Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!